Siamo qua a Baggio per il big match tra Settimo Calcio e Autosalone Testori. Sentiamo un po' le loro impressioni prima del match. Ma noi siamo pronti, loro sono bravi, tra l'altro li abbiamo visti giocare anche l'ultima volta contro il Puma, quindi speriamo bene, insomma, dai. Sì, anche loro sono umili, non ne hanno mai vinta una, forse stasera è la prima, Davide. No, scherzo, dai, stiamo seri, la partita, come ha detto lui, sarà una partita combattuta, gli avversari sono forti, lo posso dire anch'io, e speriamo che il campo la dica tutta, che vinca il migliore. Pronostico al volo? Che vincano loro 3-0, facile proprio. Madonna. C'è la nebbia e non siamo andati a sciare, non c'è la neve. Va bene, allora buona partita, ci vediamo alla fine. Grazie. Siamo nel primo tempo all'intervallo tra Settimo e Testori, il risultato è di 3-1 per il Settimo, tripletta di Carulli, mentre per i Testori gol di Mastro Giacomo. Solo! Ah! 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 Ah!
Siamo qua con il migliore in campo dell'autosalone Testori, Lipiani Alessandro. Grande prestazione, 3 gol. Dici un po' le tue impressioni di questa gara. È stata una partita molto difficile, almeno inizialmente. Comunque una grande squadra, il settimo. Ci ha messo un po' sotto, però alla fine siamo riusciti ad averla meglio. Secondo me siamo un'ottima squadra anche noi e quindi ce la siamo giocata alla pari. Come mai il primo tempo invece non siete andati in campo forse col giusto spirito che merita questa partita molto importante? Eravamo un po' forse impauriti, abbiamo preso man mano che passava il tempo il campo agli avversari e quindi di conseguenza fortunatamente ce l'abbiamo fatta ad averla meglio sugli altri. Siete i favoriti ormai di questa competizione Gazzetta Football League? Speriamo, noi giochiamo partita dopo partita e vediamo come andrà a finire. Ok, grazie, ti do la statuetta del migliore in campo, la sacca Sportland. Grazie. E il Gatorade per dissetarti e reintegrarti dopo una partita così difficile. Grazie mille, alla prossima. Grazie a tutti.